giornata indimenticabile riscaldata dal sole che ha baciato il santuario di Montevergine ed Avellino da Torino a Città del Vaticano passando per Matera sino ad arrivare nel capoluogo Irpino per la prima tappa del Tour Campano che scandirà il conto alla rovescia per la cerimonia di apertura alle 21 del 3 luglio, dove saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte. In un caldo 22 giugno la fiaccola dell'università del 2019 ha iniziato la sua marcia tra i territori che la ospiteranno sino al prossimo 14 luglio. Dove arderà, insieme all'agonismo e alla passione per lo sport, di più di 8.000 atleti provenienti da tutto il mondo. Un evento secondo solo alle Olimpiadi. Una vetrina di grande livello per la regione Campania e l'Italia. Il Primo tedoforo della tappa irpina è stato un irpino speciale, Gianluca Basile, che prima di snodare la cravatta e togliere la giacca per indossare i panni dell'atleta, passando il testimone a Vincenzo Maria Genovese, director of games services degli universiadi, ha tracciato un punto a 360 gradi sul lungo percorso che sta per culminare nel cuore della manifestazione, ovvero le gare. Il commissario straordinario non si è sottratto a un commento sulle polemiche relative ai ritardi per il. Lavori programmati che hanno rappresentato l'aspetto più spinoso della lunga marcia di avvicinamento che sta per esaurirsi. Partiamo da Avellino, siamo arrivati in Campania, faremo poi tutte le province per farci trovare pronti il 3 luglio ad accendere il calderone olimpico. Eh, sì, uno scenario unico, un'organizzazione che farà sicuramente da cornice a dei tetofori che portano i valori dello sport Irpini in giro per il mondo. È stata una corsa, sono diventato commissario a fine luglio, una corsa lunga un anno, ora siamo nella fase finale, stiamo correndo ancora molto, soprattutto a San Paolo dove abbiamo fatto la maggior parte delle opere dopo la, la chiusura del campionato del calcio Napoli, quindi sarà una corsa come normalmente capita in queste manifestazioni fino al 3 luglio, però abbiamo messo su una squadra importante, fatto da persone e da molti studenti, da molti laureandi con professionisti. Provenienti da tutto il mondo e ci faremo trovare pronti. Un evento importante: 18 attività sportive fatte tutte contemporaneamente, con atleti provenienti da 128 paesi, 10.000 atleti. Un evento secondo solo alle Olimpiadi, un evento multisport. Quindi, in questo momento, organizziamo una festa e godiamoci la festa. Ci saranno eh, discipline sportive che difficilmente si possono godere lo spettacolo qui in, in Campania in Italia, dalla ginnastica artistica, dai tuffi, insomma quindi è il momento di godersi lo spettacolo. Poi ovviamente siamo intervenuti in 65 impianti sportivi che sono stati rinnovati completamente e quello è un patrimonio importante oltre alla possibilità di dare lustro alla Campania, a Napoli, alla Campania. Delle polemiche non mancano mai, siamo partiti non tanto tempo fa e stiamo correndo e anche sulle strade il Comune di Napoli che ovviamente è uno dei principali attori oltre alla Regione Campania che ha investito 270 milioni grazie al Presidente Luca che ha creduto in questa iniziativa, in questa università e di certo arriveremo fino all'ultimo minuto, però anche eh, tutti insieme, tutti gli enti hanno collaborato e anche qui poi alla fine sarà tutto eh, funzionerà tutto e abbiamo preso anche sulla mobilità le giuste contromisure anche nella città di Napoli. Questa è una festa per Avellino, ma contemporaneamente stiamo continuando a lavorare. Quindi diciamo che abbiamo messo su una squadra importante ai tanti giovani che ci stanno seguendo, ai tanti volontari che saranno insieme a noi in questa, in questa manifestazione. Emozionante è partecipata la cerimonia della benedizione del fuoco e della torcia all'interno del santuario mariano, dinanzi all'effigie di Mamma Schiavona, non di meno l'accensione della fiaccola sotto l'imponente campanile del monastero benedettino. Abate Riccardo Luca Guariglia che ha officiato la cerimonia e sorretto nel suo percorso la lanterna con il fuoco che ha infiammato la fiaccola ha rimarcato l'importanza del potenziale in termini di promozione del territorio insito nella Carmessa, ma soprattutto dei valori più nobili di cui le università sono promotrici. È stata un'emozione grande, ma perché? Perché aver acceso questa fiaccola delle università di Montevergine è la cosa che mi riempie di gioia veramente, perché questo è un segnale non solo per il santuario di cui sono Custode, ma per tutto il territorio. Ecco, speriamo che, come è partita questa fiaccola, così possa ripartire anche tutta la nostra bella erpinia. Tutta la nostra vita è un cammino, e anche lo sport diventa un cammino. Se cioè, voi conoscete un po' la storia delle Olimpiadi, le Olimpiadi servivano proprio a dare un po' di riposo, e poi ricordiamo che la fiaccola fu portata per annunziare la pace in, in quei paesi. E allora il suo augurio definitivo finale che sia una manifestazione all'insegna dei sani principi? E dei principi dell'amicizia, della pace, della fratellanza, ma soprattutto che venga il migliore. A fare eco alle parole dell'abbate, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, visibilmente emozionata al momento dell'accensione della torcia, consegnata tra le mani del commissario straordinario Basile ed orgogliosa per l'indotto garantito dall'Universiade. Questa fiaccola abbiamo voluto come Regione Campania e come comitato organizzatore farla partire da Torino, dove si è fatta la prima Universiade di 30 anni fa, siamo alla trentesima edizione e per la campagna parte da Montevergine, credo che sia la scelta più bella che si potesse fare in questo luogo meraviglioso di religiosità, eh, dove arrivano tanti pellegrini, nel cuore del parco eh, del Partenio in un luogo di eccellenza non solo di fede ma di ambiente, di enogastronomia di qualità e soprattutto far partire questa fiaccola da Montevergine per aprire le università in Campania significa dare un messaggio forte così come lo sport fa e lo fa per i giovani di pace, fratellanza, solidarietà. Impegno civile e sportivo e abbiamo investito tanto per ristrutturare eh, luoghi che saranno, resteranno a disposizione delle popolazioni della Campania, 270 milioni di euro, 170 milioni messi dalla regione Campania, abbiamo investito in questo territorio, ad Avellino, città, eh, Palazzo del Mauro, lo stadio Lombardi, no. ad Ariano Irpino. Avremo qui in questi nostri luoghi delle sfide sportive molto interessanti, soprattutto relativa alla palla canestro dove ci sarà la finalissima, eh, gli archi, e pallavolo ad Ariano Irpino. Credo che sia davvero un messaggio importante che abbiamo dato anche per questo territorio. Abbiamo investito per eh, migliorare le attrezzature sportive 4 milioni di euro e 10 vanno alla città di Avellino per l'ingresso nella città e il risanamento che va dalla ferrovia fino al, alla prossimità del centro città. Credo che sia davvero un bel segnale, ma soprattutto quello che a me preme dire, è che le migliaia e migliaia di giovani che partecipano a questo evento anche come volontari per dare una mano ai tanti ragazzi che vengono da tutto il mondo e che stanno trovando nella campagna un luogo di bellezza assoluta. A fare gli onori di casa il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio. Un'emozione unica perché l'evento è mondiale, quindi partire da Mercogliano vuol dire che hanno focalizzato che Montevergine è la centralità non solo di Mercogliano e dell'Irpigna, ma di tutta la regione. Sicuramente è un giorno che non dimenticheremo, eh, la fascia del Partenio è stata premiata eh, da Mercogliano, Spedaletto, Montevergine sul mondo, ma allargherei anche agli altre, alle altre zone del Partenio. La partenza della fiaccola da eh, Montevergine ha premiato un intero territorio che è quello del Parco del Partenio, che possa essere l'inizio di, di, di una rinascita di un territorio che è, è importante ai fini sociali. Commosso il delegato Aru Bruno Iovino, tra i fautori della partenza della Fiaccola da Avellino e gratificato dalla consegna tra le sue mani della stessa da parte di atleti non vedenti al termine della tappa. E noi oggi poniamo la storia: 59 la Fiaccola è partita da Torino, 2019 la Fiaccola parte da Montevergine. Questa è la storia dell'Università. ringraziamento particolare. Al, al Commissario straordinario, ingegnere Basile, all'area istituzionale, ai dirigenti dell'Auro che hanno ritenuto opportuno valutare positivamente questa richiesta. Ho avuto l'onore e il piacere di essere delegato all'organizzazione. Ringrazio ovviamente tutti i dirigenti dell'area istituzionale, dall'area operativa. Certo, è con grande orgoglio. L'Irpinia, Mercogliano, Montevergine, Ospedaletto Sommonte. Ariane Irpina avrà le sue manifestazioni, quindi siamo coinvolti a 360 gradi. In momenti molto difficili, molto critici, però ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti con l'aiuto di tutti, con la voglia di tutti, dall'istituzione, signor Prefetto, signor Questore, Comandanti Carabinieri, Vigili Urbani, Comuni Interessati, voi stampa avete avuto un ruolo fondamentale. Mercoledì chiuderemo per quanto riguarda l'Irpina l'unione operativa. Ad Ariane Irpino, perché il, comune, il consiglio comunale, il sindaco, ci ha invitato ad avere un dibattito, siamo onorati. onorati. Oggi sarà nostro ospite, quindi avremo, abbiamo avuto una concentrazione massima. Mi sembra che tutto sia andato alla perfezione: I, i, i gruppi sportivi, la FIDAL, il CONI, tutti, la Camera di Commercio, hanno dato una grande mano, un intento di grande soddisfazione. Ripeto, orgoglioso, sono irpino e credo che questa cerimonia, questa manifestazione, tutta l'irpinia, dal primo all'ultimo ne deve essere orgogliosa. Questo è il nostro augurio, questa è la nostra speranza, che sia l'inizio di poter mettere sempre in più invisibilità perché il territorio, le, le università di sole aggregazione, 129 paesi di tutto il mondo, religioni diverse, colori di pelle diverse, culture diverse, noi dobbiamo socializzare, aggregare, 10.000 volontari a seguito, quindi un esercito che si muove. Però io sono convinto che l'Irpina sta dando una grande risposta, darà una grande risposta e soprattutto con grande orgoglio. Ma Universia di Farrima con Giovani, il presidente del forum regionale Giuseppe Caruso di Caposele, gli ha rappresentati e ha colto l'occasione per rimarcare il valore degli atleti in gara aspetto non secondario. Noi ci abbiamo creduto tanto fin dal primo momento quando il Presidente De Luca ci portò a conoscenza della volontà di ospitare le università di 2019 a Napoli. Abbiamo investito fin dall'inizio le nostre risorse, le nostre capacità affinché ci fosse il pieno coinvolgimento dei giovani campani e abbiamo avuto un'ottima risposta, basta vedere il numero di volontari, di giovani volontari che hanno aderito alla piattaforma. Sarà un evento storico, un evento importantissimo che può dare un nuovo sviluppo al nostro territorio, non solo Napoli eh, città ma anche le aree interne, anche l'area provinciali di Avellino e Benevento, quindi è qualcosa di straordinario, è, una, è la scommessa giusta per far ripartire i nostri territori. Basta ricordare che Pietro Mennea fece il record su 200 metri proprio alle Università di, di Messico, quindi è qualcosa che è rimasto poi nella storia per decenni prima di essere nuovamente battuto. Eh, è qualcosa di importante per i giovani perché gli consente anche una riqualificazione delle strutture sportive. Noi in Campania abbiamo avuto un investimento di 270 milioni di euro da parte della Giunta che ha permesso una riqualificazione di Tante strutture sportive accessibili successivamente ai giovani. Quindi è qualcosa che va bene in questa direzione e soprattutto poi il messaggio di augurio che noi diamo è affinché ci siano dei buoni risultati sportivi, ma soprattutto ci sia quella condivisione tra le diverse nazioni che parteciperanno a questa manifestazione sportiva che possa anche superare questa triste epoca storica in cui ci sono continui conflitti, continui scontri e continue tensioni anche a livello internazionale. La discesa da Montevergine al palazzo abbaziale di Loreto è durata poco più di un'ora e 30 minuti e giù nuovi applausi per il primo blocco dei 31 tedofori che si sono alternati fino alla prima sosta. Poi tutti di nuovo a passo spedito in direzione Corso Vittorio Emanuele, dove a raccogliere il testimone c'erano le punte di diamante dello sport irpino Carmine Tommasone, campione europeo di pugilato Agostino Cardamone, campione del mondo di pugilato Natalia Trunfio, campionessa del mondo di tiro con l'arco Cristian Ferrara, campione europeo di karate Giuseppe Colantuono, campione del mondo di sollevamento pesi Francesco Romano, campione europeo di nuoto pinnato Erminio Pilunni, campione italiano di taekwondo Giuseppe Vitale, azzurro di goalball Forfè dell'ultima ora invece Fernando De Napoli i campioni hanno scortato la fiaccola sul palco dinanzi alla Prefettura, dove, dopo gli interventi delle istituzioni locali, hanno dato vita a un circuito di 2,2 km che, da Palazzo di Governo, ha toccato via Matteotti, Corso Europa, via Roma, via Guido Dorso, via La Italia e di nuovo Corso Vittorio Emanuele, per arrivare alla gran chiusura finale. Sul palco anche Gianluca Festa e Domenico Biancardi. D'amante dello sport, il neosindaco di Avellino ha accolto con grande entusiasmo l'arrivo della Fiaccola ponendo l'accento sull'importanza di avere strutture sportive all'avanguardia, oltre al restyling garantito dalle università. Siamo molto fieri che questa iniziativa prenda il via dall'Irpine, da Montevergine, passando per il comune capoluogo. È una grandissima manifestazione. Eh, abbiamo anche il piacere, avremo il piacere di ospitare una delle Discipline più attese, del, quella del basket con i college americani, Avellino riceverà la presenza di molteplici atleti universitari, per noi rappresenta anche l'inizio di una serie di manifestazioni, Avellino diventerà non solo riferimento per la campagna ma anche per il mezzogiorno di una serie di iniziative che faranno tornare centrale la nostra città. Si è fatto tanto, probabilmente molto altro si sarebbe potuto fare eh, grazie anche alla presenza del commissario Basile, ma eh, guardiamo avanti, certamente una delle priorità della mia amministrazione sarà la realizzazione del nuovo stadio in project financing. Ho posto questo come uno degli obiettivi dei miei cinque anni di governo e non voglio deludere i tanti sportivi, i tanti tifosi che hanno fatto affidamento. Su questo mio impegno. È sicuramente una grande opportunità, una grandissima vetrina: noi cercheremo e siamo sicuri di non farci trovare impreparati. Avellino deve esportare il suo brand, deve esportare le sue ricchezze e anche le sue peculiarità. Questa è un'opportunità, ma sarà la prima di tante occasioni perché vogliamo che la bellezza della nostra città sia conosciuta in tutto il mondo. Noi abbiamo avuto modo di avere l'adesione di tanti atleti che hanno dato lustro al nostro sport e alla nostra provincia e c'è anche un senso di legame con questo territorio, legame inscindibile che ci inorgoglisce maggiormente. E allora non resta che dare appuntamento a tutti gli sportivi Irpini alle manifestazioni. Ricordiamo ad Avellino Basket Tiro con l'arco, Ariano Irpino la pallavolo sarà davvero un luglio indimenticabile. Un programma eh, che è degno di nota, che certamente raccoglierà il consenso eh, dei tanti appassionati e dei tanti sportivi. Sono sicuro che ci si divertirà moltissimo e si apprezzerà anche un buono sport. Le gare di basket non ne perderà una immagine. Assolutamente no, saremo presenti al Pala del Mauro anche perché da appassionati di questa disciplina proveremo anche a verificare qualche nuovo talento presente sul parquet. Convinto il plauso del presidente della provincia le università Sono un volano per il turismo che lascerà in eredità grandi benefici soprattutto per le aree interne. Noi come provincia di Avellino ci siamo adoperati per questa manifestazione bellissima che parte ovviamente da qui, dalla provincia di Avellino, ma che interesserà ovviamente la regione Campania, per cui noi speriamo piuttosto che da questa organizzazione anche per il futuro... Possiamo puntare poi su altri eventi che noi possiamo portare avanti. È chiaro che noi abbiamo bisogno di valorizzare le aree interne. Questo è un momento, un'occasione importante per far capire che le aree interne devono spostarsi dallo 0,8%, ma devono crescere e quindi le istituzioni ci devono aiutare a fare questo salto. Noi abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare. E per compiere questo salto che vetrina le università di per le bellezze sì. dell'Irpinia e della Campania intera. Certo, però no, questo messaggio nostro deve arrivare al di là dell'Irpinia e della regione Campania. Quindi noi dobbiamo piuttosto attrezzarci come regione Campania a creare una piattaforma, una struttura attraverso la quale noi possiamo arrivare nel mondo. Noi oggi non riusciamo ad ottenere questo risultato, ci dobbiamo sforzare moltissimo come aree interne ed è qui che bisogna avere una visione invece molto più ampia. Rispetto a quelle che sono le nostre esigenze, ed è qui che la provincia, nel nuovo programma che noi abbiamo fatto, noi come provincia di Avellino ci muoveremo in questo senso, sperando di essere noi come progetto pilota Irpinia per la regione Campania. Quindi, questa occasione ci porterà ancora di più sulla ribalta nazionale e internazionale per le cose che noi faremo anche di sport con un pubblico che noi abbiamo molto molto attento e quindi organizzato benissimo e noi ringraziamo i giovani, come possiamo vedere, ringraziamo le associazioni che ci stanno vicino, le proloco, per cui il commissario Priolo, l'attuale sindaco Festa che già è entusiasta insomma, per questa manifestazione, insomma siamo tutti qua per, per fare dell'Irpinia una vetrina importante. Tra il pubblico, pure la mascotte della manifestazione mondiale, la sirenetta Partenope, che ha applaudito con il pubblico i protagonisti delle dimostrazioni che hanno fatto da cornice all'evento i tedofori. Per me è una grossa emozione dopo tanti anni così ad eh, Avellino. E poi, eh, il tedoforo, così io passo eh, il mio testimone a Carmine Tomasone che lui continuerà eh, sulle mie orme. Da Montevergine ad Avellino, oggi da sportivo, ha un po' rivissuto, riassaporato. Le emozioni di un tempo, di quando è diventato campione del mondo? Sì, infatti le mie preparazioni le faceva ad alta quota e stare là è stata una bella emozione. Un messaggio che si sente di dare a tutti i ragazzi che prenderanno parte gli atleti a queste università. Per i ragazzi posso dire praticate uno sport, ciò che vi piace, fatelo e credeteci fino in fondo. Per i ragazzi che parteciperanno alle università se ci credete potete riuscire in tutto. Carmine, ha detto Agostino Cardamone, il mio testimone virtuale come questa fiaccola lo passo a Carmine Tommasone con cui condivido oggi questa giornata. Immagino che per te sia un'emozione davvero indescrivibile, così come quelle che hai vissuto oggi. Sì, a parte l'emozione indescrivibile, per me questo passaggio è un onore. Io sono entrato in palestra all'età di 10 anni, guardavo Agostino con gli occhi spalancati, lucidi. Per, per come vedevo allenarlo. E il mio sogno era sempre di emularlo e dicevo, chissà se un giorno riuscirò a fare quello che ha fatto Agostino Cardamone, perché è stato un esempio per me, si da bambini. Ancora tuttora è un esempio per me. Infatti, adesso ci stavamo confidando, mi stavo dando dei consigli utili per il mio futuro, i consigli, che, i consigli che io metterò nel mio bagaglio culturale e di amicizie che ho con Agostino Consigli che hai ascoltato che ti hanno portato sul ring delle Olimpiadi oggi invece che giornata è stata? Da Irpino, in vista di questa manifestazione internazionale la Campania ha davvero iniziato a saporare il conto alla rovescia di queste università Guarda, per me oggi è stato un onore essere il tedofro qui ad Avellino far parte di tanti campioni così come Agostino e gli altri atleti penso che le università in Campania sono motivo d'orgoglio per noi campani e per rilanciare un po' lo sport al sud perché io penso che al sud c'è tantissima qualità tra, tra gli atleti un po' la pecca e la carenza di strutture e io penso che sponsorizzando un po' di più questa cosa come le, le, le università in campania potremmo portare gli atleti in campania veramente in alto adesso combatterò il 13 luglio a Roma farò un match di rientro dopo, dopo il titolo mondiale in America e poi quasi sicuramente al 99% combatterò, se riusciamo, il 20 settembre ad Avellino, faremo qualche titolo importante. Si dice che dietro a un grande uomo c'è una grande donna, e così anche per l'atleta, auguri allora per la tua promessa di matrimonio, questo rapporto davvero ti ha dato una forza, una spinta in più per concentrarti tu sulla tua attività agonistica. Guarda, io la mia moglie la ritengo il mio anello mancante, lei è quello che, che mi completa in tutto, sia dal punto di vista... Nei, periodi, nei momenti difficili, per quanto riguarda l'alimentazione, che è lei che mi segue e mi fa tutto, senza di lei forse ne pure non sarei riuscita ad arrivare dove sono oggi. Un messaggio per i giovani che si avvicinano allo sport che magari con queste università avranno un motivo in più per iniziare a praticare qualche disciplina, magari anche il pugilato. Sì, guardi, io consiglio a tutti i giovani di fare sport a prescindere che sia il pugilato o un altro sport, che lo, lo sport ti aiuta a, a socializzare, a crescere, a formarti mentalmente, psicologicamente e fisicamente, ti aiuta in tutto, riesci a stare pure moralmente meglio. E quindi è importante che i giovani facciano sport, quindi lo consiglio veramente vivamente a tutti. Erminio Pilunni, campione di Tac Mondo, tra i più giovani tedofori di questa tappa irpina delle università. E allora, che emozione è stata portare questa torcia? Beh, un'emozione enorme, grandissima, che è solo da provare per, per far capire l'emozione, la devi solo provare perché è una cosa indescribile. Sono molto fiero di me, della mia società, del mio maestro, soprattutto. E sarà un'emozione bellissima il mio consiglio è appassionarsi ad uno sport e raggiungere i propri obiettivi e dare sempre il 100% a posto di eh, pensare ad altro pensare più al futuro che si vuole intraprendere obiettivi per il proseguo della tua carriera? Vincere altri campioni italiani e andare in nazionale e cercare di fare le Olimpiadi sperando che tutto va bene. Mi sono incontrato con i migliori atleti dell'Irpinia, è stata una bellissima esperienza e un motivo d'orgoglio per me. È una giornata dello sport dove Avellino è molto contenta di questa tappa. E sia per noi atleti sia per tutta Vellino è una bella cosa quindi oggi è una giornata di sport indimenticabile spero che i giovani di oggi capiscono che davvero c'è un, una speranza per tutti e quindi non bisogna abbattersi e, e lottare per arrivare a, un, a dei grandi successi ultimissima sulla tua carriera Adesso a settembre c'è il campionato italiano e mi devo preparare in questi due mesi estivi che non ci sarà sosta, quindi mi preparerò per settembre e poi a novembre ci sarà il Mondiale Under 21 che spero di arrivarci in forma e, e spero bene. Una giornata così bella e intensa non poteva però finire così presto e allora alle 21.30 seconda tappa Irpina, da ospedaletto dal Pinolo a Summonte, ai piedi della torre Angioina. In uno dei borghi più belli d'Italia, selfie e curiosità con il benvenuto del sindaco Pasquale Giuditta. Le università di credo che debbano essere diciamo, un momento di rilancio dello sport e di tutte le attività connesse allo sport. Quindi arrivare alla diciamo a Sumonte l'ultima tappa di questa giornata straordinaria, è veramente stata una grande emozione da parte mia e di tutta la cittadinanza. È coincisa anche con un'altra iniziativa straordinaria nostra eh, nell'ambito dell'Associazione dei Borghi più belle d'Italia, oggi abbiamo eh, in tutto il territorio nazionale... C'è stata questa manifestazione di questa notte romantica nei borghi e quindi è coincisa con questa bellissima manifestazione e vedo tanta gente con grande semplicità, con tanto amore ecco, che ha accolto questa fiaccola e con tanto amore eh, sta anche partecipando a questa manifestazione. Credo che lo sport sia uno degli elementi fondamentali per, di aggregare, di stare insieme. Abbiamo diciamo, con il Comune di Ospedaletto Uh, ha avuto l'autorizzazione a questa appendice, finiva da Avellino davanti diciamo, al, al corso Vittorio Emanuele e abbiamo chiesto a ecco, due piccoli comuni di avere questo diciamo, momento uh, con uh, l'arrivo di questa fiaccola. È stato veramente molto emozionante per Ospedaletto e per sul mondo e per tutti quelli che hanno partecipato, che hanno partecipato tantissima gente, quindi è sentita diciamo, questa manifestazione. E ora lunedì tocca a Benevento, poi sarà il turno di Caserta il 26 giugno, Salerno il 29 giugno e infine Napoli il 2 luglio. Il cammino della fiaccola prosegue, anzi è appena iniziato. La Campania intanto ha mandato in archivio il primo di una lunga serie di giorni storici e che resteranno impressi nella memoria collettiva. Ma tu vieni da sabbraccio umano, è pure l'aria sape salata, che ne mamma mamme, che parte è saltata, che palestra una strada luata, viene da fare camminata, ove su che sta l'atto bustata, mezzo mare sta la disegnata, che accoglie chi passa e pure chi c'è annato.